Pronti, partenza, via! Sono uscite le prime immagini ufficiali di Assetto Corsa Evo e sono mozzafiato. E solo qualche giorno fa gli sviluppatori di Kunos Simulazioni ci avevano inviato un antipasto del loro nuovo simulatore di guida, ossia l'immagine di un cambio manuale di una Hyundai i20 che ha fatto il giro di internet, con i fan che si chiedevano se davvero Assetto Corsa Evo sarebbe stato così dettagliato. Ebbene, abbiamo finalmente la risposta. E dalle prime immagini diffuse dal team di sviluppo è chiaro che il gioco punta già a essere una delle esperienze più mozzafiato sulle quattro ruote. 505 Games e Kunos hanno infatti aperto la pagina Steam di Assetto Corsa Evo assieme ad alcuni dettagli e tantissime immagini. E nella pagina si legge anche che il gioco è una dedica del team a tutti gli appassionati di motori. Come il suo predecessore, includerà poi auto di diverse classi che abbracciano anni di storia automobilistica, da quelle stradali a quelle classiche, dalle hypercar a quelle da corsa, ogni veicolo è meticolosamente riprodotto grazie all'engine proprietario di Kunos, che ne simula anche le performance meccaniche, elettroniche e aerodinamiche. Sempre la pagina di Steam dice poi che non mancheranno nuove sorprese per tutti gli appassionati, ciascuna delle quali è stata pensata per permettere loro di vivere e condividere la passione comune per le auto, la guida e le corse. E certo, purtroppo non si sa ancora di quali sorprese si tratta, ma per l'occasione possiamo comunque ammirare i nuovi screenshot. E sono 28 immagini queste che mostrano la prossima evoluzione della serie Assetto Corsa. Ora, chi è appassionato di giochi di guida sa quanto le immagini statiche siano sempre incredibilmente dettagliate, quindi resta da vedere il gioco in movimento. Ma se si guarda alla qualità di dettagli di questi screen, si può comunque intuire che Assetto Corsa Evo punti ad essere una delle simulazioni di guida tecnicamente più avanzate. Tra le immagini si vedono poi i primissimi piani super dettagliati e diversi scorci di circuiti in condizioni meteo differenti, ma si possono anche capire alcune delle quattro ruote confermate. Tra i costruttori vengono infatti confermati Alfa Romeo con la sua Giulia Sprint GTA, ma anche Hyundai, Porsche e Mercedes-Benz, mentre invece tra i vari tracciati si riconoscono Imola e il circuito di Brands Hatch. E restano ancora tante le domande riguardo al gioco. Sarà come sembra più vicino alla natura del primo Assetto Corsa con l'enfasi sulle auto da strada? Oppure sarà una via di mezzo tra Assetto Corsa e il suo seguito Assetto Corsa Competizione? Ma soprattutto, quando uscirà questo benedetto gioco? Vabbè, noi nel frattempo vi lasciamo godere di queste immagini in alta qualità e vi invitiamo anche a iscrivervi al canale YouTube, perché vi terremo aggiornati appena avremo occasione di provare il gioco. E fateci sapere ovviamente nei commenti se aspettate Assetto Corsa Evo e cosa vorreste vedere nel nuovo gioco di Kunos Simulazioni. E se non l'avete già vista, vi invitiamo anche a recuperare l'intervista che abbiamo fatto a Kunos Simulazioni, in cui lo sviluppatore ci ha raccontato tanti dettagli sullo sviluppo del gioco. Noi invece ci rivediamo nel prossimo video, sempre qui, su multiplayer.it.